cose scaricano parecchi fumi. Pericoloso. Zona di Avis Tempesta. Mi sta ribattendo lo stomaco. Sto guardando, sta qua è una... un roller coaster. Zona di Avis Tempesta. Boia. Cosa c'è di interessante qua? Devo andarmene da qui. Va detto. Però è normale? Cioè è normale che ci siano sti fulmini? Aia. È una figata. Non è sano prendere sti fulmini. Però è una figata. Non è Breath of the Wild? Bloccata. Così non durerò molto a lungo. Non posso andare qua, non posso starci. Che strano. Questo no, è un parco giochi. No, un parco giochi no, magari, però è un... La tempesta non perde intensità. Una park. Se voglio esplorare l'isola, devo capire cosa la provoca. Proverò con il focus. What? La vista in testa ha qualcosa che non va. Potrebbe essere la causa di tutto questo. Posso seguirlo e provare a fermarlo. La porta è chiusa. Cos'è che sta succedendo? Forse la tempesta interferisce con i circuiti. Ma dov'è la vista in testa? Una traccia di una macchina. Si inoltre all'interno delle nubi. Proverò a seguirla volando. Cosa? Cosa cacchio sta succedendo, raga? Dove sono finito? Catturare Ovest. Vuol dire si addentra nelle nubi? Questa. No, ma non mai di questa parte. Quell'Avis Tempesta si è diretto tra le nubi. Lo rintraccerò con il focus. L'Avis Tempesta si comporta in modo strano. Credo che stia seminando le nubi. Purtroppo non ci sarà un combattimento aereo perché non si può combattere. Un soffio. L'ho perso. Vabbè, io seguo le tracce. A parte che lo vedo. Oh! Per un pelo! Non devo lasciarmelo sfuggire. Bastardo! No!
Il mio solco sole! Maledetto! Oh, giù da... Brutto schifoso! Il mio solca sole! Ma poi quella scena... Che cacchio era? Cosa sta succedendo? Maledetto. E dai. Tanto te li stacco tutti i pezzi. Non capito, però c'hai dei tendini particolari. Però le mine. Ma quanto sei bello anche te. Un cag di falco gigante. Sei stupendo. Cioè quando è appollaiato davanti a te è bellissimo. Fermo col cacchio però oviglio. Provare a buttarlo giù, ma dai, allora sai questa che non penso ti servirà più. Poi? Ecco Giuda, un po' tardi. Sono un po' troppo. È troppo veloce. Sai che lo senti il male? Sì! Aspetta! Sì, non critico. Non può muoversi. Posso attaccare con il rampino. Vabbè, ma non è morto. Non so dove altro posso colpirla. Serio? Vuoi morire così? Bello! Alcune parti sono fritte. Forse è stato questo a mandarlo in avaria. Per fortuna l'isola è disabitata. Qualcuno si sarebbe fatto male. Posto. Lo prenderò dalla scorta se mi servirà. Problema risolto. Ma che strana roba. Adesso sono aperti. Cioè sono delle zone strane. Nadia, un seminario soltanto vorrei che considerassi questa cosa. Grazie l'ultima volta no. Flagship mi ha aiutato a vedere oltre gli holo dietro i quali mi nascondevo. Ho spento le mie proiezioni e migliorato la mia vita. No. Una flaggista qualunque. Che cacchio è? Non sono una flaggista, sono tua sorella. È una flaggista? Un gruppo?
Flaggista. Sembra tipo un'altra di quelle cose inventate, no? Dalla gente. Quando va di moda qualcosa. Questo trasmettitore contiene dati danneggiati. E c'entra una rotta aerea. Se seguissi la rotta potrei tentare una riparazione. Posso rintracciare la rotta volando in questa zona. C'erano ancora i pezzi? Ops. Bisogna recuperarli. Dov'è? Non voglio lasciarlo quel... Le pecari, maledetto. Sei venuto a prendere la mia roba, eh? Quei propulsori alati della vista in pesta, disgraziato. Non ti rilascio. Sono miei. Non devo lasciare il... lo scrigno. Lo voglio, non scherziamo. Mio. Dov'era? Eccolo qua. Quando cacchio lo apro questo, scusa? Un boccale. Sembra Oseram. E sopra sono incise delle indicazioni. Però sono incomplete. C'è un messaggio. Lo scavatore a cui apparteneva era stato abbandonato qui. Pensava che stessero perdendo tempo. Mi chiedo cosa cercassero. Terrò gli occhi aperti. Forse scoprirò cosa è successo agli altri. Non ho capito la... la roba che ho trovato. Glifi, missioni secondarie. Cos'è? Oggetti. No. Cos'è che ho trovato? Perché manca un ornamento? Oh signore. Non lo so, volevo vedere le... Ha detto da seguire le tracce, che cacchio ne so. Ah, eccola. No, ho fatto sbagliare. Vabbè, niente. Raga, io adesso non c'ho più la cavalcatura. Che bastardi. Ma la rotta. Sono i pecari, ma quelli non volano. Ma ha rotto il... ma ha distrutto il coso. Il mio solcasole. Poverino. Questa? Pesci vari. Non ho mai farmato abbastanza in sto gioco. Ah, ne è qua, fermi. Sopra. Eccolo, l'inizio della rotta.
sì. Ci sono persone brillite sopra la montagna russa. Sì, raga, non è. C'è un attimo un problemino. Mi serve un solcasole. Allora, forse posso provare a capire che cosa è successo. Ho bisogno di volare, però. C'è un pezzo di brillite là sopra. Come ci arrivo? Non ci arrivo. Un altro qua, ma che figata. Queste sono le scale di sicurezza delle montagne russe. Mi serve un solcasole, raga. Il mio me l'hanno distrutto. Devo andarlo a recuperare. Sono! Ce l'abbiamo! Segui la rotta. Ok. Fuckers. Sta roba mi ricorda un'altra cosa. Ma devo arrivare laggiù magari? E basta che ci passi una volta, non devi seguire la rotta, per forza. Così. Pensavo fosse tipo un percorso da passare attraverso gli anelli. Riparazione, ma c'è una registrazione. Oh, perdo il segnale. Lillian Barnett. Squadra di ricognizione 21 West. Missione odierna, controllare lo stato del battaglione sul volo. Vedere i numeri della guardia civile mi ha spezzato il cuore. Asha era con loro. L'area brulicava di robot, si vedeva anche da lontano. Non siamo potuti atterrare, ma non c'erano dubbi. Erano tutti morti. Abbiamo avvisato il comando. Quella sera, uscendo dall'ufficio del comandante, ho intravisto un messaggio. Basato sul nostro rapporto. Vittoria eterna trionfa. Stanno sappiando tutto, che bastardi. Nessuno saprà mai che il mio migliore amico si è gettato nel tritacarne per loro. Aspetta. Un ologramma? Gente deve sapere la verità. Ma non è mai successo. Chissà perché. Ok. Questo è il molo di Santa Monica? Non è tipo famosissimo? Hollywood? Ho un attimo di... Non so la geografia dell'America. Oh, e basta! Ma che è sto casino? Madonna, che colpo! Che succede? Che mostro c'è? Che bestia è? Che è sto casino? Mamma mia! Sono comunque bello. Hanno integrato qualcosa per il solcasole. Integrato nel senso di... Gli dai anche un utilizzo aereo, diciamo. Che ci sta. Dove cacchio mi ha lasciato? Dentro casa? Interessante. Preferirei vederlo sviluppato in modo diverso. Anche con un qualcosa tipo magari in un 3. Avete presente che adesso hanno messo le gare? Forse dentro troverò un'altra statuetta. I danni sembrano. Hanno messo le gare con le bestie, no? Da cavalcatura. Esatto. Security case. Nuova collaborazione con la serie Pangea. 5 iconici dinosauri utilizza un packing distruttibile che integra tutte le sofisticate tecnologie Security Case.
Abbiamo trovato il Grim Raptor. Infatti poi si vede anche, c'è l'immagine del, c'è il Raptor dentro, sono delle action figure praticamente. Interessante. 5. Cinque dinosauri. Cos'è? Ah, spinocero. È rimasto schiacciato, forse dal crollo della parete. Ma che ci faceva qui? Proverò con il focus. Dormiva. Arcapode. La cassa di un arcapode. Quello spinocero non era solo. Se anche lo Sono bloccato. spinocero avesse trovato qualcosa, se lo sarebbe preso l'arcapode. Posso seguire le sue tracce? Ecco, l'arcapode se l'è data a gambe. Hai capito l'arcapode? È scappata. Ha fatto voglio bello sto tesoro. No, però non mi puoi portare là, sennò. Ah beh, Granny Fauci, ok. Avevo visto c'era una zona di Tremorzanna. Immagino che uno degli arcapodi venga dal pozzo. Si menano tutti? Easy. Mi conviene eliminarli. Aspetta. Allora, l'arcapode bisogna fargli fuori il braccio perché si creò lo scudo, sto disgraziato. Dai, uno. Come l'ho detto. Ok. Ecco fatto cosa? Boia. Sono arrivati gli Hippo. Io sti Hippo voglio provare a spaccargli la faccia. No, nel senso, la mandibola. Avevo bisogno di un qualcosa nella mandibola. Tipo quella roba che c'è dentro da tritare. Gli possono deboli all'acqua? La bocca. Niente, mi tocca avanzare per te. Stai buono, stai. Chi è che spara quei raggi? Un sol casole? Ma non è il mio. Occhio. Ok, allora capo è andato. Si è rimasto intrappolato. Eh sì, è un solcasole. Non mi servi più, guarda. T'ho preso. Anche perché per prendermi un solcasole, cacchio raga, ci ho dato 3 ore. Adesso non vorrei dire niente, ma ci sono stato un'eternità. Perché ogni volta era sempre un ok, sono in troppi, non riesco a prenderli. Non è che li faccio molto, eh. Ho preso una cima. Non li faccio molto con quell'attacco lì, pensavo di più. È un attacco epico, no? Dici? Figo. Sei solo te? Oh, piano. Ti fai male.
Io ci ho posto tutto, ovviamente. Le cose sono particolari, nel senso che ci sono queste zone strapiene di nemici, che sono appunto zone, le zone importanti, diciamo, che ti danno una ricompensa, ma sono strapiene di nemici. Ok. A terra. Dicevamo. Dobbiamo trovare l'arcapode che c'aveva la roba, quello che è scappato. Quello che ha fatto il bello sto tesoro. C'è un'altra di quelle statuette vicino alla cassa. Un'altra statuetta per la collezione. Queen Rex. Bellino l'ha portato a casa. Ma a cosa servono sti cosi da far esplodere? Non capisco. Fai vedere. Ah, ok, non serve la roba. Probabilmente per far danni. È un ostacolo che fa danno. Chiaro. Come li abbiamo già visti, comunque non è la prima volta. Solo che tipo c'era nell'uno, mi ricordo, le travi da buttare giù. Qua abbiamo anche degli altri ostacoli, dato che per l'appunto diciamo che l'ambiente è diventato malleabile. Non è, no oddio, non completamente come si può pensare, però un pochettino, no? Anche i Tremorzana quando si arrabbiano, che c'ha le palle girate, li vedi che ti sfasciano tutto il robo. E vabbè, ad ogni modo, mi sono fatto sta zona qua. E c'era scritto che era la zona ovest. Quindi non vorrei che fosse, anzi, possiamo vederlo? Non vorrei che fosse una zona aerea, catture aeree e manufatti degli scavatori. Sono tre. Ho capito. Bello però il oggetti, perché qua potete vedere. Questo è il Green Raptor. Queen Rex. E vabbè, ci sono i tre robi del DLC da prendere. Quante? Sei? Nord, ovest, est, sud? Centrale? Boh. E vabbè, queste qua sono, sì, le... dell'osservatore, che si fanno. Bisognerebbe andare a vedere quel posto lì, magari prima di andare avanti.